Buongiorno ragazzi, in questa seconda parte del video vediamo come realizzare una paratia che indirizzi il flusso verso il radiatore e il montaggio dello strumentino. Per chi avesse visto la prima parte del video si era accorto che avevo montato lo strumentino, il sensore dello strumentino direttamente dove c'è il termostato per avere una temperatura più reale e non magari fissato sul tubo, per avere la temperatura reale di apertura del termostato e quindi una temperatura più precisa. Lo strumentino io l'ho già montato, è montato sulla macchina. Non l'ho ancora fissato, ma l'ho già collegato, quindi funziona già, come vedete. E un'altra cosa che volevo vedere io era capire a che temperatura era il motore e quando era posizionato lo strumentino, cioè in che punto è lo strumentino originale del quadro, a che temperatura sono. Così per capire se quando sono a metà con la temperatura, quindi a temperatura di esercizio secondo questo strumento, a che temperatura realmente sono col motore. Così in modo da sapermi organizzare, quindi capire se effettivamente quando per lo strumento di casa madre la macchina è calda, sono caldo anche con la temperatura motore. Ricordatevi che per quanto riguarda i due tempi, almeno quello da corsa, la temperatura da tenere è più o meno 50-60 gradi, già 60 gradi comincia a essere un po' pericolosa. Per i motori di quattro tempi, ad esempio in MotoGP, sia perché abbiamo pressioni di raffreddamento molto alte, si arrivano anche a 100 gradi, 90, 100, 110 gradi. In questo caso io per questo motore qua ritengo che la temperatura di esercizio ideale sia 80 gradi, 80-85 gradi. Col termostato che ho montato Spoon, perché ho visto il precedente video, il termostato si apre a 67 gradi. Col radiatore d'alluminio io dovrei avere magari un rischio che la macchina stia abbastanza più a una temperatura più bassa, quindi magari sia a 50-60 gradi nell'uso normale, ma non è un grosso problema. Invece, quando vado magari a tirarla per un lungo tragitto, la temperatura dovrebbe essere un pochettino più bassa e stare intorno agli 80-85 anziché stare a 90-95 come di serie. Quindi, ma solo questo lo potremmo sapere provando la macchina in pista. Ora vi lascio la parte del video dove abbiamo realizzato la parte di raffreddamento e vi faccio vedere come l'ho fatta. Allora, ogni macchina non ha paratie o prese d'aria o comunque non viene indirizzato il flusso, quindi capita spesso che se io ho una macchina di questo tipo dove qui c'è il clima, non ce l'ho più, l'aria entra, sbatte sui collettori, va un po' in giro, il calore dei collettori si espande, quindi scalda il radiatore, scalda tutto. Cosa possiamo fare per evitare questo? Possiamo intervenire in qualche modo facendo delle paratie, quindi magari cercando di separare il radiatore dai collettori o magari cercando di indirizzare il flusso del radiatore, anziché fare in modo che l'aria entri e venga dispersa, fare in modo che vada verso il radiatore, sia su questa presa d'aria in questo caso che dal paraurti. Allora, come la facciamo la piastra? La piastra io faccio l'impronta col cartone. Una volta che sono bello preciso col cartone, riporto la piastra su una lastra di alluminio. Io ho preso una lastra di alluminio da meno di 1 mm, che si taglia anche con le forbici, con le cesoie, insomma, e la replico. La mia idea è qual è? Fare la piastra qua sopra per cominciare a direzionare il flusso che passa da sotto, così non ho problemi che il flusso possa sfuggire, è chiuso sopra il radiatore. Ma poi volevo anche magari scendere qui con una paratia per dividere la zona calda dei collettori. Ora vediamo. Allora, la prima paratia l'ho finita, come potete vedere, che chiude il radiatore dalla parte sopra. Ho intenzione di metterne un'altra qua così, che così nasconde dal calore dello scarico, ma soprattutto con l'aria che arriva da davanti la indirizza verso il radiatore. Ma ci devo lavorare ancora un pochino. Bene, questa era la fine della seconda parte. Se avete dei dubbi sul raffreddamento, domande o problemi, potete scrivermi nei commenti, vi rispondo. Potete seguirci anche su Instagram, dove vi rispondo anche lì. Ho pubblicato delle storie, comunque pubblico delle storie giornaliere su quello che faccio. Ho pubblicato delle storie anche mentre usavo l'auto per testare lo strumentino. Comunque, qualsiasi dubbio potete anche scrivermi. Il mio numero di cellulare è sulla pagina Instagram. Basta cercare Kangio Italy. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!